Salve a tutti ragazzi, bentornati su questo sul server 2. Questa è The Wardrobe. Allora, io il gioco l'ho visto, l'ho visto spesso, me l'avete consigliato in tanti. Io vi dico, non so se finirò la serie, nel mentre vi dico che sul canale di Ainub Channel dovreste trovare tutto quello che c'è su The Wardrobe, perché loro avevano fatto una serie a riguardo e io l'ho scoperto proprio tramite loro la prima volta. Poi sono arrivati una valanga di messaggi: prova Wardrobe, prova Wardrobe. È veramente bello il gioco. Io ho fatto la parte iniziale, adesso la rifacciamo insieme. Se vi piacerà, porterò un long play. Ovviamente, essendo un ponte clicca, ognuno fa le sue pensate, quindi iniziamo. Questa è la storia. Fatemi sapere, devo saperlo. Legati nell'amicizia e nel destino. Ronald e Skinny, come accadeva spesso, erano usciti per fare un picnic e trascorrere la giornata nelle campagne vicine. Ad un tratto Ronald tirò fuori dal suo cestino un paio di piccole prugne e ne porse una all'amico. Deliziosa. Deliziosamente mortale. Da notare come lo slow motion renda tutto più epico. Allora, il cadavere del ragazzo rimase per ore abbracciato ai fili d'erba. Quando ad un tratto accadde qualcosa. Una nuova fiammella divinità venne instillata nel corpo di Skinny, ormai ridotto in scheletro, e sbattuto all'interno dell'armadio di Ronald perché vegliasse su di lui per il resto dei suoi giorni. Emilio! Emilio è il meglio. Il giorno in cui ha inizio la nostra storia. Allora, questo gioco mi piace un sacco. Gli sviluppatori sono italiani e li saluto perché hanno fatto, secondo me, un piccolo capolavoro, almeno per quello che ho visto io. Mi piace un sacchissimo. Pieno di riferimenti dappertutto, ci sono i riferimenti. Sei veramente sicuro di volergli parlare? Non ho altra scelta. Secondo me gli verrà un infarto e finirete entrambi a farvi compagnia nell'armadio. Spero proprio di no. Hai visto Ronald? In pratica niente, Ronald è uscito e ci sarà un trasloco da fare, quindi piano piano tutto questo verrà tolto. E ci sono tantissimi riferimenti qua dentro, purtroppo non li vedremo più, però per me non più adesso, li vediamo qui ma poi finisce. E non so se li rivedremo nella nuova casa, però guardate la merda, il pezzo di formaggio sotto il mouse. Keep talking, nobody explode, della sveglia. Il visore notturno di Splinter Cell, c'è di tutto. Sono i libri colorati. Sai cosa non piace a me? Dover lavorare gratis per ripagare altri stupidi servizi da te. Ci Mario, che poi è Super Mario praticamente. Smaltito come un marshmallow. Mi piacciono i marshmallow. Dovevo dare ascolto a papà quando mi diceva di fare il fioraio. Ragazzi, io non so se lo finirò. Cioè, a me piacerebbe portare avanti un altro gioco tutto intero per i fatti miei. Però ecco, capo, me lo dovete dire voi, altrimenti c'è il canale di Ainub Channel che dovrebbe averli tutti, spero di sì, altrimenti non lo so. Saluto i ragazzi. Ho tempo del previsto per finire questo maledetto trasloco. Trasloco? Adesso dovrebbe iniziare il tutorial, che non facciamo perché tanto non serve a nulla. E ora che dovrei fare? Sono molto semplici. Eccomi, perdona i comandi. Ho fatto tardi col tutorial di un altro videogioco. Non ci sono più i giocatori di una volta. Bando alle ciance. Sono qui per spiegarti i comandi di gioco. Beh, non mi interessa. Non nemmeno lo sto a me. Chiedendo a te, Skin. Lascia che sia il tuo giocatore a decidere. No, non mi interessa. Sono avventuriero navigato. Va bene. Spero solo che non ti sfugga qualcosa giocando. Ti chiedo solo di dare un'occhiata dentro quella tracolla verde. Me ne occupo io, basta che poi ci lasci in pace. Ma qui dentro c'è dell'oro. Ah, no. È solo della pirite. La pirite veniva scambiata come oro di quanto tu possa mai immaginare. Nel passato. Intanto guardate una cosa che mi era scappata, la tavoletta di Eddie. Questo dovrebbe essere il bastone del genio delle tartarughe.
Devo ammettere che ha un pelo morbidissimo. Mai quanto il tuo incedere sulla mia scheda. Ma è un orso. Ciao, orso. Che si dice di nuovo? Nulla, finché sarò costretto a fissare il lavandino. Spero di avere più fortuna nella nuova casa. Vuoi che ti dia le medicine? Quante volte te le dico? C'ha dei problemi, non ne ho bisogno. E poi c'è lei che mi fa stare bene. Devi sapere che l'orso è convinto di essere sposato con la paperella. Come essere sposato? Come ti senti l'idea di questo trasloco? Spero di non finire nuovamente in un bagno davanti all'ennesimo lavandino che perde, o finirò davvero per impazzire del tutto. Tu, piuttosto, trova un modo di uscire da questa casa ed entrare in quel furgone. Che altro aspetti? Che vita triste deve avere l'orso? Hai visto Ronald? Se intendi nudo, sì. Come ogni santo giorno. E non è affatto un ma cosa? Vedere. Dai, orso, hai capito benissimo che cosa intendevo dire. Stamattina presto, solito orario. Era un po' giù di morale, più del solito, ma niente di particolarmente sospetto. Va bene, ha avuto altre allucinazioni dall'ultima volta? Perché c'ha delle allucinazioni? Ma come, orso, cacciatore? Sono skinny. Ti sto prendendo in giro, sei il solito pappamolle senza spina dorsale. Avrei da ridire al riguardo. Ora devo andare, orso. Direi di sì. Allora, vediamo un po' se prendiamo la paperella. Non voglio rogne. Saggia decisione. La possiamo... Giù quelle ossa. E si arrabbia. Non violare la mia signora. Non violare. Prugne. Ah, tu, cuoque. Giù quelle ossa. Tu, cuoque Prunus. C'è una motosega, diciamo, possiamo prendere. Non sono esattamente interessato all'articolo. Allora, se premo spazio posso vedere tutte le interazioni da fare. Il che è ottimo perché è davvero tutto... da faccia. Ho visto cose che tu, umano, non potresti immaginare. Ritieniti una persona fortunata. Allora, apriamo. Poi sono curioso di vedere di là. Allora. Le pillole si possono prendere. Il rasoio? Sta bene lì dov'è. No. Posso premere. Ok, questa roba poi non si può fare nient'altro. Se non posso usare. Ok. C'è il bagno. Credo ti stia confondendo con i fondi di caffè. E c'è lo Ronald scarico. Ronald pone un po' troppa fiducia nell'effetto placebo. Vabbè, andiamo di qui. Dov'è finito il mio armadio? Non posso allontanarmi dal mio armadio. È una questione di vita o di morte. Ma sei già morto. Insomma, hai capito. Vediamo un po'. Oh, c'è un pomello. Cavolo, che figuraccia. Sigmund Freud? Che un c'entra Freud? Che combinai diversi anni fa con della confettura all'albicocca. Non ho mai capito come facessero i genitori di Ronald a dire che fosse il volto di Sigmund Freud. Simboli fallici ovunque, Sig? Che... travano, vediamo se si può prendere. Ok. Ti sembra questo il momento adatto per me? No, no, ma che scherzi, stiamo già giocando. Guardate chi c'è, Slenderman. So dove vuoi andare a parare. Con questo scherzetto ci siamo già giocati 4 parenti e 6 delle 7 vite del gatto. Quella bestiola non si avvicina al salotto nemmeno sotto tortura ormai. C'è da dire che io ho visto degli episodi molto avanzati, quindi non mi ricordo assolutamente nulla. Ti consiglio di evitare se ci tieni alla pelle. Del resto la mia l'ho già persa da tempo. Erbe aromatiche. Ma mi sembra altro. A me sembra Mario Ant. Non è mai stato. C'è Minecraft. Ma se vedessi con quanta dedizione le cura. Anche la madre di Ronald è soddisfatta. Dice che donano un buon profumo a tutto l'ambiente. Come no? Prendiamola, può tornarci utile. Per le mie sembianze scheletriche. Immagina uno scheletro spacciato. Erborista. Grog. C'è una televisione. Vediamo un po'. Fa vedere qualcosa. Niente, si può solo spegnere e uscire. Mostro di polvere. È una specie di grossa palla di polvere. E tu chi diavolo sei? Ci posso parlare? Porta rispetto, stupido umano ossuto. Hai di fronte a te il futuro conquistatore del mondo. Ma cosa conquistatore del mondo?
Solo gente suonata in questo gioco. E tu non ridere, non sei da me. Stavo ridendo. Da dove sei saltato fuori? Giustamente. Non ho le gambe. Intendevo dire, da dove sei spuntato? Da sotto al parquet. Sono rimasto bloccato lì per anni. Ma finalmente sono libero e avrò la mia vendetta. Ma la vendetta di cosa? Chi vuoi vendicarti? Col mondo. Non ho nessuno con cui vendicarmi. Ma non ha senso. Quindi mi vendico col mondo. Non fa una piega. Vabbè, la tua nemesi chi sarebbe? Lo Swiffer. Ascolta, sembra abbastanza innocuo. Non per frenare il tuo entusiasmo, ma mi sembri abbastanza innocuo. Eh? Voglio dire, non mi sembri dotato né di chissà quali capacità particolari né di grande intelletto. Specie di intelletto. Non puoi pensare di fare molta strada senza un piano ben architettato. Diamogli pure le idee per fare per conquistare Pensaci, il mondo. Ok? La tua nemesi chi sarebbe? Lo Swiffer? Lo Swiffer? Non la polvere, la cattura. Lo Swiffer. Lascia perdere. Devo andare. A presto. Non si può fare niente. Le ceneri, prendiamole. Confesso di aver sempre avuto questa curiosità. C'è le gomme. Un epilogo davvero inaspettato. Solo una piccola incursione per dirvi che talvolta è possibile raccogliere più volte lo stesso oggetto. Un'altra tardiva circostanza in cui dimostri la tua negligenza, ma grazie del suggerimento. Ah, quindi posso raccogliere più volte? Meglio non toccare più. Ok, non posso parlare. Oh, una dentiera. Prendiamola. Ora ho finalmente il coraggio di dirtelo. Qualche giorno fa ho saltato la cena. Ti prego, nonnina, non mi guardare così. Smettila di fissarmi con quello sguardo inquisitore. Ok, hai vinto. Vado su. Quell'orso è l'orso cattivo di. Allora, vediamo un po' di andare giù. Non se ne parla, quei due sono ancora lì sotto. Ah, quindi non possiamo andare. Abbiamo fatto tutto qui? Mi sembra di sì. Devo svitare questo pomello, ma non so cosa. Ah. No, beh, abbiamo capito che non ce la fai. Cavolo, dai. Che figo. Abbiamo un po' di robe. Va bene. Andiamo di qui. Oh, ma la finestra. Facciamoci. Prevedo guai. Allora, i Marray sono persone di una simpatia davvero unica. Da piccoli io e Ronald giocavamo spesso con Cooper, ma dopo il divorzio lui è andato a vivere con la madre. Oh. Una delle innumerevoli case della famiglia Wayne. La famiglia Mister Wayne. Wayne non è visto granché bene qui in città. Non si ferma mai a chiacchierare con nessuno. È Batman. Non si sa neppure se questo fantomatico signor Richards in realtà esista davvero. Ok, c'è il furgone che possiamo fare. Quello deve essere il furgone della ditta di traslochi. Devo assolutamente trovare il modo di entrarci prima che finiscano e vadano via. Ok, adesso che dobbiamo fare? Non ho idea. Non mi abituerò mai. Posso giocare con la freccette, ammesso che serva a qualcosa. Sei una pippa. Avrai capito che non sono proprio un asso. Come parziale giustificazione, c'è da dire che non è facile lanciare senza delle vere articolazioni. Sei imbarazzato. A cagare, orso. Ma lo scarico si può prendere? Trattasi di un oggetto completamente inutile. Sono posso cagare? Ma grazie per esserti preoccupato della mia regolarità intestinale. Skinny, tu non ce l'hai neanche l'intestino. Non è vero, sono semplicemente estetico. Da quando è che non caga? Mangiato pesante. Cosa? Ma come ha fatto a entrare nel cesso? Dai. Sono morto. Banzai! Pensavo mi facesse iniziare. Hai visto, capo? Ho aperto la porta. Bravo, bravo. Ma adesso sbrighiamoci, è ora di pranzo. Mi piace mangiare. E allora muoviti, su. Ah, vabbè, questa cosa non aveva senso.
Però che mi piace botta. Un sacco come sta strutturato il gioco. C'è della lasagna qui. Ah, questi mi sembrano quei cosi di Futurama. C'è una calamita. Ancora una volta la fisica mia è avversa. Togliamoci dagli impicci e facciamo finta che sia solo parte dello scenario. Ah, ok, scusa. Parchimetro. La mia fuoriserie è ancora parcheggiata nell'armadio. Per farlo avrei bisogno di un piede di porco e di un buon avvocato. Centralina. Non nego che l'idea sarebbe divertente, ma non penso che in strada coglierebbero l'umorismo. Credo che sia la centralina di controllo del sistema semaforico dell'isolato. Curioso che si trovi qui sotto. Me la sarei immaginata sopra un traliccio o qualcosa del genere. Sono delle persone. Forse staccare dei cavi elettrici collegati all'alta tensione non è l'idea migliore che tu abbia mai partorito. Ma sei fatto di ossa! Qui c'è una... Ah, c'è una lenza. A proposito, vediamo un attimo. Prendiamo la lenza. Ok, presa la lenza. Parliamo col coccodrillo. Salve. Ciao, mucchietto d'ossa. Ti prego, non mangiarmi. Pelle e ossa come sei, non andresti bene neppure per il brodo. Ehi, scusami tanto se ci tengo alla linea. Non hai una bella tough cena, life. Ma tutto bene? Ho un dolore insopportabile a un dente. Deve esserci finito qualcosa dentro. Ci daresti un'occhiata? Ok, va bene. In effetti c'è qualcosa incastrato, ma non credo che riuscirei a toglierlo a mani nude. C'è il trapano! Mi sembri proprio un tipo apposta, sai? Veramente sono appena evaso da un carcere di sicurezza per rettili. Ma cosa? Ero finito dentro dopo aver sgozzato con una lisca di pesce i miei vicini. Facevano troppo rumore, non riuscivo a dormire. Prometto che infatti. Non farò mai nulla per farti arrabbiare. Guarda che ti sto prendendo in giro, stupido mucchietto d'ossa. Non sei affatto divertente. Ci si vede in giro. Allora, dobbiamo trovare qualcosa per... Gli fa male il dente. Allora, vediamo un attimo. La dentiera gli potresti do. Potresti essere più chiaro? No, scusa. Aspetta, con la lenza... Temo che non sarebbe sufficiente una passata con del filo interdentale. Dici no? Gli diamo delle sono pillole. Sono psicofarmaci, non antidolorifici. Vabbè, scusa, è chiaro però. Che sorriso smagliante. Ti ricordo che il trapano è sempre... Questo tuo deficit d'attenzione talvolta è particolarmente... Scusa, oh, mamma mia. The whole... All to another universe. Ci sono... Oh. Possiamo prendere... Ho dell'acqua in mano. E adesso ho solo un principio di reumatismi. È stato proprio come all'acqua park, solo con dei batteri diversi. Schifo. Se per caso mi stai chiedendo di berla, beh, non ci contare. Allora, parchimetro, possiamo andare avanti. Però si può risalire in strada, muro. Praticamente la sensazione che si prova a parlare sembra abbastanza mal ridotto. Wow. Cosa? Mio nonno lavorava in fabbrica, saldava le scocche delle automobili. Ricordo che sul letto di morte, ormai completamente cieco, scambiò il tubo della fiamma ossidrica per il braccio di mia nonna. Pace all'anima sua. Mamma mia. Un po' a prenderlo. Pesante, non trovi? C'è ancora del gas, se mai un giorno decidessi di ripercorrere le orme di mio nonno. Allora, si va sopra, c'è un T-Rex. Il T-Rex Cowboy, il dominatore incontrastato del molto selvaggio West fino alla fine del Cretaceo. Sarebbe stato interessante chiedergli come facesse ad estrarre il revolver dal fodero. Wow, boccale, oh, Joe Box, ma ci sono un botto di cose da fare. Chi è questo mo? Non ti pare di Vabbè, tanto parli con tutti. Vediamo un po' se posso rubare il boccale, ok. Non saprai mai cosa nascondo sotto la felpa. Mai. E poi ci lamentiamo della disoccupazione giovanile.
In effetti. Parliamo col barman. Non parla. Ma lei è Tutankhamon? Eravate parenti? Ah, gli facciamo solo battute. No, perché noto una certa somiglianza. Forse il naso. Eppure ci avrei giurato, sa? Ha avuto un incidente col gatto? Ma lo sai che è proprio bravo ad ascoltare? Lei è proprio bravo ad ascoltare. Niente, non risponde. Serio, non c'è bisogno di fare il modesto. Era niente, non risponde. Confermare né ci sono, è un monaco tibetano e ha fatto voto di silenzio. Dannazione, ero sicuro di averci preso stavolta. Che palle. Ha avuto un incidente col gatto? Deve averlo fatto proprio imbestialire per... Vabbè, no, non parla. C'ho questa roba qua, bisogna vedere. La vita in gabbia, eh? L'uccello in gabbia. Quando adesso si dice la speranza è l'ultima a morire. Mi sembra che finora sia stata usata anche troppo bene. C'è una X qui. Oh, devo vedere una cosa, se si può prendere tipo qualcosa da queste parti. Si può andare anche su, però. Saliamo di qua. What? Ecco dove conduceva quella porta. In tutti questi anni nessuno si era mai degnato scala. Di forzarla. Carta moschicida, non se la posso prendere. Non voglio fare la fine di chi mi ha preceduto. Allora, questa prima parte è tutta da... Per quanto possa sembrare assurdo, il padre di Ronald da vedere, da capire. Anno fa in vista del suo funerale. La trovò in saldo a una fiera di rappresentanza di onoranze funebri. Non sarà affatto contento quando verrà a sapere che quegli imbranati gliel'hanno danneggiata. Gliel'hanno spaccata. Sono stato riportato in vita, fattene una ragione. Procurami un montacarichi e non ti deluderò. Ok. Possiamo parlare col robot? Ciao, robottino. Fiona non è programmato per parlare. Ma lo hai appena fatto! Fiona non è programmato per dare spiegazioni. E se ti togliessi le pile? Avresti ancora voglia di fare lo sbruffone? Fiona è programmato per andare ad energia solare. Non provocarmi o ti prendo a martellate. Ti vedo abbastanza provato. Fiona non è stanco. Fiona sta elaborando i dati. Che dati? E perché non te la svigni nel frattempo? Se ti beccano quei due, finisci dentro qualche scatolone, lo sai? Che uno non è programmato per farlo. Mi stai dicendo che non puoi fare due cose contemporaneamente? Che uno non ha il firmo e la giornata. Come no, dicono tutti così. Perché lo perculiamo pesantemente? Uno trova tutto questo molto offensivo. Che uno inizia ad averne piene le valvole di te. Su, su, non essere così scurrile. Non dimenticarti che abbiamo fatto richiesta per un PEGI 3. Occhio a quel che dici. Ma la storia delle tre leggi robot? Che uno pensa che tu abbia visto troppi film di fantascienza. Che uno sarebbe libero di trapassarti il cranio con un raggio laser e usarti come palla da bowling. Lo terrò a mente, grazie per la delucidazione. Buona fortuna. Va bene. Allora, vediamo un po' la carta moschicida. Non vedo come mi possa... non lo so. Che tu non sia un... Posso la parlarci. La prossima volta farete meglio a scegliervi un posto più adatto su cui appoggiarvi. Forse... Vabbè, allora a che serve la carta moschicida? C'è una sveglia, la posso prendere? Ok. Qua usciva una cosa. Ah, è sempre lo stesso qua. C'è un ritratto. Zeno è sempre stato un ragazzo molto introverso, ma lo reputo un caro amico. Raramente l'ho visto senza un romanzo in mano. Mai vista una tale passione per i libri. Poi ci sono delle l'FBI guy arrestato. Mano autostoppista. Posso parlarci. L'immagine non dirtelo. Trovata. I morti non parlano. Ma cosa? Dura la vita degli autostoppisti. Vabbè, ragazzi, lo so che non abbiamo visto nulla. E infatti porterò almeno un secondo gameplay. Però insomma è divertente, mi piace un sacco questo gioco. Il secondo gameplay ve lo porto. Poi dipenderà da voi, eh. Ci vediamo al prossimo episodio e... ciao.